Se Giancarlo può verificare la messa in onda su Facebook. Allora, intanto grazie a tutti i nostri ospiti per aver raccolto il nostro invito a un breve incontro tra di noi in occasione appunto del Consiglio europeo, che per l'Italia e non solo per l'Italia rappresenta un po' una chiave di volta sulla questione di come affronta l'Unione Europea la pandemia e la crisi sociale ed economica, oltre che sanitaria, ha provocato. E ringrazio Marc Botenga, ringrazio Andrea Del Monaco, Andrea Ventura, e adesso vedo che si sta connettendo anche Monica, che ringrazio anche lei, perché passiamo da un incontro all'altro. Esatto. Siamo tutti molto indaffarati. E io do subito la parola a Paola, che tra di noi è quella che ha più seguito le istituzioni europee, il loro andamento e le loro difficoltà di trovare strumenti adeguati e condivisi per affrontare la situazione. Paola, e poi chiaramente vi chiedo chiaramente di essere sintetici in modo di dare possibilità di avere più risposte e intervenire più volte durante il dibattito. Prego Paola. Grazie Roberto, buongiorno a tutti. Quindi iniziamo questo incontro che abbiamo chiamato controvertice in maniera un po' ambiziosa, diciamo, cerchiamo di analizzare un po' quali sono gli elementi in campo e anche eventualmente di ne discutiamo e proponiamo quello che sarebbe invece il modello che ci piace di più per questa Unione Europea. Alle 15 era convocato la riunione in videoconferenza, naturalmente, dei capi di Stato e di Governo dell'Unione, che dovrebbe discutere e decidere qualcosa a proposito delle proposte che sono state avanzate nell'Eurogruppo del 7 aprile scorso. Ricorderete che quell'Eurogruppo era durato tre giorni in realtà, perché era stata sospesa la sessione del 7 e il 9 aprile è stato riconvocato ed ha raggiunto un accordo fra i partecipanti, cioè i ministri dell'economia e della finanza, su alcuni temi. Quello che si è più o meno convenuto in quella sede è la definizione di una sorta di pacchetto di strumenti che sono più o meno immediatamente attivabili, e cioè un prestito della Banca Europea per gli Investimenti, il programma, il progetto SURE, che è quello che serve sempre attraverso crediti ai Stati membri di finanziare gli ammortizzatori sociali sostanzialmente, quindi il finanziamento per i lavoratori che, delle imprese che subiscono, che hanno subito uno stop. E poi una linea di credito per i paesi che aderiscono al MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, che dovrebbe essere finalizzata a finanziare soltanto spese sanitarie e che dovrebbe essere senza condizionalità, come invece sappiamo che è il MES. Come Transform Italia abbiamo lavorato abbastanza sul MES, anche proponendo un appello no MES, costituendo un comitato no MES, quando si parlava, quando diciamo all'ordine del giorno era la riforma del MES. Cosa che adesso diciamo, è andata un po' in secondo piano dopo l'emergenza anche del Covid-19. Sul tavolo però i leader si trovano anche
la proposta di un fondo per la ripresa, Recovery Fund, che non è stato meglio definito in sede di Eurogruppo. Nel frattempo c'è stato un gran lavoro, diciamo, delle diplomazie per pervenire a diverse proposte. Abbiamo la proposta spagnola, di queste ore viene fuori appunto una proposta italiana. E tutto un po' partito dalla lettera che il governo italiano ha inviato al presidente Michel, mettendo insieme sostanzialmente 9 paesi per uno strumento di debito a sostegno di debito comune a sostegno della ripresa e quindi degli investimenti che saranno necessari dopo, diciamo, il superamento dell'emergenza. Quindi gli strumenti che sono sul tavolo sono molteplici, sappiamo che ci sono, sono anche divisivi perché c'è il contrasto fra i paesi del nord e i paesi del sud, diciamo, per dirla in sintesi, pone l'Europa di fronte a un bivio perché appunto questo, diciamo, sarebbe il momento per confermare il fatto che un'unione effettivamente esiste. E che non è sufficiente sul tavolo dei leader raggiungere una convergenza fra posizioni diverse e distanti. È il momento di lavorare per qualcosa che sia effettivamente solidale e che, diciamo, nel migliore dei casi, nel caso di una messa in comune del debito, messa in comune delle risorse per una ripartenza comune, significherebbe anche andare oltre quello che c'è adesso con una maggiore, diciamo, trasferimento di sovranità in qualche modo e una politica fiscale anche comune dell'Unione. Quindi, diciamo, appunto, inviterei ciascuno di voi a raccontarci un po' quello che è in campo. Stiamo parlando del Consiglio, ma nel frattempo il Parlamento si è espresso il 17 aprile scorso con una risoluzione comune che dovrebbe in qualche modo premere sul tavolo, diciamo, dei leader oggi. Noi come Transform abbiamo anche pubblicato e messo in evidenza la proposta di risoluzione invece del UE che abbiamo ritenuto, diciamo, rappresenti un po' una forma di un programma per una Europa che fosse, diciamo, più solidale, più vicina ai popoli, più a salvaguardia anche delle classi più basse, diciamo così, più esposte anche alla crisi attuale. E sulla quale magari potete raccontarci qualcosa. Quindi passerei la parola, non so, vabbè, Roberto magari pensa a smistare gli interventi. Sì, no, io darei subito la parola a Mark, che un po' è più, essendo, diciamo, all'interno del palazzo d'inverno, ci può raccontare quello che è adesso la situazione, come sta lavorando anche il GUE su questo. Buongiorno, cioè, innanzitutto sì, vi ringrazio per l'organizzazione dell'incontro, ovviamente. Come appena detto Paola, è giusto che c'è stata risoluzione a livello del Parlamento europeo della settimana scorsa, che per noi come GUE, quindi come gruppo della sinistra in Parlamento europeo, è stata una delusione, perché stiamo di fronte a quello che è sicuramente, da un punto di vista sanitario, però anche da un punto di vista economico e quindi sociale, davanti a una crisi, non dico peggio di quella del 2008, però peggio addirittura di crisi, si parla di crisi di un secolo fa. Quindi, insomma, quando uno viene confrontato con una crisi del genere, servono delle risposte ambiziose. Si vede che l'Unione Europea ha fatto una figura molto negativa,
per dirla così in modo cortese, al momento, diciamo, all'inizio della crisi. Quindi ci sarebbe adesso il momento di dimostrare solidarietà e di mettere effettivamente, qual era la proposta del GUE, di mettere sul tavolo una serie di strumenti di solidarietà strutturali. Solidarietà strutturali sia fra paesi che all'interno dei paesi, perché da una parte l'Unione Europea, essendo organizzato innanzitutto come uno spazio di concorrenza, ha aumentato, ha fatto crescere le disuguaglianze fra paesi. Cioè, parliamo, ovviamente possiamo parlare, lo faremo, fra nord e sud, però se spostiamo un attimo lo sguardo verso l'est, se vediamo quello che è successo negli ultimi anni in Romania, Bulgaria, eccetera, dove la popolazione ha dovuto traslocare ed emigrare verso l'Italia, verso la Germania, eccetera, semplicemente per sopravvivere, vediamo che lì c'è una disuguaglianza che è stata aggravata. E allora lì ci dovrebbero essere, non si può avere una moneta, un mercato, eccetera, senza meccanismi strutturali di solidarietà. Parleremo poi degli eurobond, eccetera. Secondo luogo, però, ed è stato detto anche prima, che all'interno degli stati dobbiamo farci la domanda, perché il debito crescerà sicuramente. La domanda è chi pagherà. Dopo la crisi del 2008, del 2012, sono stati i lavoratori a pagare tramite tutte le misure di austerità, i tagli sia alla sanità, però anche sulle infrastrutture. La domanda oggi è, tutte queste misure che vengono prese, e possiamo discutere uno meglio, una peggio, però chi pagherà alla fine? E col GUE abbiamo proposto una serie di misure, come una tassa, una patrimoniale, una tassa sulle transazioni finanziarie e un livello minimo di tassazione delle grandi aziende a livello europeo di 25%, lo avevamo proposto noi. Però vabbè, quelle sono per noi meccanismi importanti da mettere sul tavolo quando parliamo da sinistra, perché non è solo una questione macroeconomica, cioè c'è la dimensione sociale che noi dobbiamo portare avanti e che vediamo d'altronde adesso in Italia in tutta urgenza, cioè sia al sud sia ovviamente in modo diverso in Lombardia. Quindi ecco, quello un po' quello che è successo in Parlamento la settimana scorsa. Su oggi, Charles Michel, che è quindi il, non direi il capo, però almeno l'organizzatore di oggi, ha limitato molto l'ambizione dell'evento oggi. Lui effettivamente sta aspettando in qualche modo, sta guadagnando tempo per andare verso la proposta della Commissione, che dovrebbe essere più, come dire, quello che stiamo vedendo, più di compromesso, però ha limitato stamattina, anche in modo tattico ovviamente, per non parlare poi di fallimento, per evitare un po' quello che è successo al loro gruppo, però in modo molto tattico ha detto limitiamo l'ambizione e vediamo cosa si può fare, sia sull'exit strategy, quindi la strategia di uscita, la fase 2, come si dice in Italia, a livello europeo, cosa possiamo sì o no avere a livello del coordinamento, sia a livello dei meccanismi sui quali ci metteremo d'accordo. Ecco, penso che questo come primi elementi magari sanno... No, grazie Mark. E Monica partecipa alla rete Stop TTIP, anche lei è interessata, diciamo, alle questioni europee, quindi gli darei subito la parola per sentire anche il suo punto di vista. Innanzitutto grazie sia per l'incontro sia per lo spazio, perché secondo me in queste settimane di lockdown un elemento positivo che abbiamo... siamo riusciti comunque a portare a casa è quello di aver utilizzato questo tempo almeno per ricucire relazioni, conoscenze, per rafforzare quel rapporto dentro fuori le istituzioni, quel po' di istituzioni che sono rimaste aperte in modo molto efficace, penso, insomma. Quindi siamo riusciti a seguire, nonostante le difficoltà, in tempo reale anche a premere per quello che si può, per quello che si è ascoltato in queste fasi in molte direzioni, sia a livello di governo sia a livello di
poi di discussione di staff soprattutto. Primo dato, se volete, è un dato proprio da secchiona dei negoziati in generale, ossia questa è quanto mai un negoziato in mano agli staff. Non riesco francamente a smettere di meravigliarmi come la parola politica in questa fase sia tra le più spuntate che abbiamo confrontato negli ultimi anni. È vero che il Covid, per la sua specifica modalità di spiegarsi come crisi, ci ha lasciato tutti a bocca aperta e quindi anche nell'incapacità, poi se volete, di esprimere una parola politica. Però al di là dello strumento del BUE, che io ho trovato migliore di quelli presentati in Parlamento oggettivamente, sia come ambizione sia come capacità di analisi, il negoziato concreto è stato un affilare le armi di staff e di lunghi gruppi tecnici che hanno rappresentato interessi specifici nella fonia della politica a livello nazionale, ma non perché Merkel piuttosto che Conte, che incontriamo tutti i pomeriggi alle 18, piuttosto che non abbiano preso la parola, ma non hanno fatto loro la sintesi. La sintesi è stata la sommatoria, se volete, ruisci puntini tra i diversi documenti di posizione presentati in queste settimane da Federservizi, Business Europe, eccetera. Cioè, è quasi disperante come queste parole tecniche, quindi queste parole tecniche che mascherano interessi che poi conosciamo ormai da tanti anni, siano quelle che poi hanno riempito l'agenda, ne hanno scelto le priorità e in realtà, decretano il fallimento di oggi, di cui giustamente parlava Mark, che io condivido. Di fronte a una pandemia di questo genere, non dico che avremmo dovuto riscoprire le armi dell'ideologia, ma quantomeno della strategia. E invece questo non c'è. Cioè, noi ci siamo ritrovati a parlare, peraltro con un'incompetenza feroce intorno a noi, delle condizionalità del MES, piuttosto che dell'attuabilità degli eurobond, piuttosto che le altre cose, senza però che effettivamente lo strumento venisse ricondotto a un quadro strategico, analitico e anche se volete ideologico conseguente. E questo è disperante, perché di fronte a una crisi che si è presentata appunto in un modo suggestivo, ma che in realtà era stata prevista, perché noi quante volte l'abbiamo detto anche quest'estate negli incontri che abbiamo promosso e poi in autunno, che questo il 2020 e il 2021 sarebbero stati gli anni della nuova crisi. C'era il debito insormontabile che stava esplodendo, c'era il tema degli shortage alimentari causati dalla crisi climatica. Lo sapevamo che ci sarebbe stato, lo diceva l'UNCTAD, lo diceva la FAO, lo diceva l'OMS, che ci sarebbero state delle crisi che avrebbero messo in difficoltà non soltanto la finanza, non soltanto, ma la vita delle aziende, la sostenibilità delle filiere lunghe che già erano state denunciate come fragili, la sostenibilità del debito che era già stato denunciato come in crescita esponenziale. Allora, questa assenza di parola politica mi interroga perché chiaramente, ragionando politicamente, non soltanto tecnicamente, almeno io credo che questa sia la cosa su cui dobbiamo lavorare subito, perché io non mi rassegno a vedere il mio paese condotto dall'avvocatura di Stato o da una task force o da una zecca garbugli, ma altrettanto non mi rassegno che la Commissione europea, che diventa un luogo sempre meno interessante, e il Consiglio europeo, che diventa un luogo ancora meno interessante della Commissione europea, perché almeno la Commissione europea dimensione tecnica ce l'ha, invece il Consiglio in questo momento, non avendo la politica, non ha il suo strumento principe,
purtroppo ci mettono nudi di fronte a questa crisi. Ci lasciano nudi con gli strumenti autoprodotti delle nostre capacità piccole e al momento non elette. Questa è la prima considerazione che volevo condividere. La seconda considerazione è di tipo più generale e coinvolgo il mio osservatorio, che è quello più specificamente del commercio, ossia noi abbiamo sperimentato la fragilità delle filiere globali, noi abbiamo sperimentato la insostenibilità dell'agenda commerciale globale, che commercia alcune cose e non altre, ne commercia alcune in alcuni posti e non in altri, e nel momento in cui, ripeto, poteva essere un'emergenza climatica come tante, adesso è stata una pandemia, crea difficile, no? Lo spostamento delle merci o la trasmissione dei servizi e si blocca tutto, cioè la gente muore, non muore di pandemia, muore di assenza di ventilatore, muore di assenza di mascherina, muore di assenza di guanto, quindi muore perché non abbiamo degli strumenti tecnici assolutamente disponibili che ci aiutino ad intervenire, e muore di assenza di farmaci in altri paesi e non di assenza di vaccino, muore di assenza di farmaci. Ora, questo è intollerabile, perché noi abbiamo un'Organizzazione Mondiale del Commercio all'interno delle quali i nostri governi hanno il mandato di negoziare le priorità. Quindi evidentemente, come noi abbiamo denunciato da 20 anni a questa parte, le priorità che scelgono non sono le priorità dei loro cittadini, sono delle priorità assolutamente suggestive, perché noi negli scaffali ci avevamo quaderni e non pomodori, ci avevamo penne lisce e non altre cose, no? Quindi come però si sta rispondendo a questa evidente insufficienza? Col business as usual. Se leggete le trascrizioni dell'intervento del comitato INTA, quindi commercio internazionale, del commissario Phil Hogan, che nella scorsa legislatura era il commissario all'agricoltura, adesso è il commissario al commercio, quindi il nostro ministro del commercio, che dice: beh, insomma, adesso è inutile che parlate di autosufficienza, per carità, non parliamo di fragilità delle filiere globali, le dobbiamo subito rafforzare e dobbiamo sbrigarci a chiudere uno l'accordo con gli Stati Uniti, due l'accordo col Mercosur, ripensiamo l'agenda commerciale europea, perché chiaramente già non è che si poteva dire un'altra cosa rispetto a questa. Però ci dobbiamo sbrigare a rimettere le nostre aziende in condizioni di esportare e soprattutto di non metterle in difficoltà dal punto di vista dell'approvvigionamento, senza porsi il tema delle priorità, che non fosse quello proprio strettamente necessario, cioè dei dispositivi medici, dicendo magari proponiamo all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio un negoziato di liberalizzazione dei dispositivi medici, quando lì abbiamo un tema di brevetti aperto da oltre 20 anni, dove solo la società civile è riuscita ad assicurare almeno ai paesi meno sviluppati la possibilità di, quando ne hanno le possibilità, di produrre generici, soprattutto su alcune patologie strategiche, ma non abbiamo potuto, diciamo, fino a questo momento toccare palla su tantissimi altri temi di protezione intellettuale che in questo momento, di protezione della proprietà intellettuale, che in questo momento aggravano la crisi Covid. Ultimo e terzo punto è un problema di visione, ossia, mentre io ho partecipato, diciamo, alle più insomma, in questo momento alle cose più vicine alle mie competenze e quindi a come stanno reagendo alla pandemia a livello di analisi e anche a livello di capacità di proposta, campagne globali come World is Not for Sale, sia per tutti Brussels che lavorano sul commercio, abbiamo fatto una riunione della coalizione clima, abbiamo fatto un altro incontro, secondo me anche insomma, abbastanza significativo, della Global Call Against Poverty, quindi la campagna globale contro la povertà. Stiamo ragionando nell'ambito della constituency delle associazioni che segue il processo del G20 e i risultati sono deprimenti. Deprimenti perché mentre come dire, siamo riusciti noi semplici pedoni a mettere in fila quantomeno le più avanzate analisi delle Nazioni Unite, non parlo di un pericoloso rivoluzionario, di un inventore di Hogwarts, parlo di quello che è la portata di chiunque
in questo momento, che abbia le competenze per capirlo e che ci indicano precise strategie di breve, medio e lungo periodo, che confermano le strategie che avevano già proposto di breve, medio e lungo periodo ormai da almeno 5-6 anni, quando quindi si è cominciato a vedere, a concretizzare il rischio di questa nuova crisi. E queste non sono delle visioni riformiste, sono delle visioni e delle richieste di cambiamento radicale che erano già cominciate nel momento in cui abbiamo confrontato il cambiamento climatico. Parlano di, apertis verbis, di necessità di deglobalizzazione, di necessità di ripensare le autosufficienze, chiaramente in un'ottica solidale, multilaterale, non sovranista. Si sta ragionando sulla capacità degli stati poi di intervenire in economia e degli stati di intervenire nella regia della pianificazione finanziaria, quindi nella direzione anche indicata dal UE nel suo documento. La risposta della politica è un'altra cosa, una cosa che era già vecchia nel 2008-2009. Allora, noi penso che dobbiamo affrontare, al di là di metterci d'accordo sulle specifiche tecnicalità, ieri per esempio Monti ha detto in una grande coalizione con un sacco di gente elegante che per esempio bisogna proteggere, no, il mercato europeo con la border tax, con la carbon tax e il border tax adjustment, quindi una roba che quando la dicevamo noi eravamo dei fascisti, ora dicono loro, a me va benissimo, però insomma penso che questo sia il momento di, come dire, per noi di sinistra, per permettere alle nostre visioni di ricucirsi e di darci una strategia che sia anche una visione all'altezza di questo tempo e soprattutto di inchiodare la politica alla sua insufficienza attuale. L'incontro di oggi è ridicolo, diciamolo. L'incontro di oggi non è all'altezza dell'emergenza Covid. L'incontro di oggi dovrebbe far imbarazzare i capi di Stato che tornano a casa oggi con quelle promesse, perché non è una risposta all'altezza di questa sfida, ma non è neanche proprio la risposta all'altezza di questo tempo. Grazie Monica. Do la parola a Andrea Ventura, che è economista e che con noi ha lanciato anche con altri 100 economisti l'appello contro l'utilizzo del MES, e a lui do adesso la parola per conoscere anche il suo punto di vista su questo. Salve, grazie a tutti dell'invito. Dunque, io diciamo che le cose da dire sarebbero tantissime. Vorrei centrarmi però soltanto su un punto. Cioè, bisogna rendersi conto che in questo momento la crisi sanitaria che stiamo vivendo si va a sovrapporre a una crisi di lungo periodo che è quella che si è scatenata fra il 2008 e il 2010, che non è mai stata risolta. L'evidenza del fatto che questa crisi non è mai stata risolta, secondo me, il segnale di questo è il fatto che da 10 anni che le banche centrali tengono i tassi di interesse bassissimi e praticamente hanno i tassi di interesse sotto zero. Adesso siamo a meno 0,75%. Allora, questo è un segnale di una cosa molto, molto importante. Significa che il sistema finanziario non reggerebbe un aumento dei tassi di interesse. Cioè c'è la necessità di tenere i tassi di interesse bassi. Ma perché il sistema finanziario non regge l'aumento dei tassi di interesse? Non regge l'aumento dei tassi di interesse perché non c'è la crescita. Cioè la crescita economica è stata stroncata negli ultimi 10 anni, ma anche da prima, da due fenomeni interconnessi. Il primo fenomeno è un fenomeno più di lungo periodo che a mio avviso va assolutamente tenuto conto perché è un passaggio epocale che abbiamo davanti, cioè l'avvento delle nuove tecnologie. Le tecnologie dell'informazione è questo nuovo capitalismo che sta segando le gambe al vecchio capitalismo perché sta producendo tutta una serie di tecnologie
che indeboliscono la possibilità della crescita. Di fatto ci sono dei risparmi nelle materie prime, risparmi nel lavoro, risparmi per il fatto che usiamo questi tablet che ci consentono di fare dei servizi direttamente a noi piuttosto che andare magari in banca, andare a prenotarci una vacanza in un ufficio turistico come si faceva solo poco tempo fa. Noi stiamo usando delle tecniche che stanno demolendo la crescita e tutto il nuovo capitalismo si sta basando su un sistema, un modo di fare affari completamente diverso da quello precedente. Il secondo fenomeno che demolisce la crescita è il fatto che le politiche di austerità, anche grazie a queste tecnologie, hanno indebolito sempre di più il lavoro e hanno tolto soldi alle persone che avrebbero bisogno di averne di più. Quindi, di fatto, la redistribuzione del reddito a scapito dei più poveri, a favore dei più ricchi, sta ulteriormente demolendo la crescita. Allora, in una situazione di questa natura, con la crescita che non può avvenire, e che non avverrà perché non credo che noi avremo in futuro una possibilità di far ripartire l'economia dopo l'epidemia che stiamo attraversando, il problema di come finanziare questo passaggio, questi provvedimenti di emergenza che verranno presi adesso, è assolutamente decisivo. Perché se noi continuiamo a ragionare nei termini di fare dei debiti che poi dovranno essere ripagati, questi debiti continueranno ad accumularsi ai debiti fatti in precedenza e renderanno questa struttura finanziaria sempre più grande, sempre più precaria, finché non ci crollerà addosso. Allora, qual è il punto? Il punto è che un ripensamento del sistema finanziario nel suo complesso è assolutamente impensabile, perché non abbiamo noi la forza di farlo, però l'idea è che bisognerebbe affrontare questa fase non con dei bond, dei prestiti, ma con dei titoli a lunghissimo termine oppure con dei titoli irridemibili, cioè dei titoli che non vengono rimborsati, come è stato fatto ad esempio dalla Gran Bretagna nei periodi di guerra. Per cui a un certo punto è necessario immettere nel sistema finanziario dei titoli che consentono di raccogliere risparmio, ma che non siano debito, che comunque non vadano a gravare sui debiti che avremo in futuro, perché questo fatto di creare debiti su debiti significa come rinviare la resa dei conti in futuro, significa aggravare i nostri sistemi sociali e le nostre economie di ulteriori debiti e significa in qualche modo creare una fragilità finanziaria che la pagheremo molto duramente. Come può essere fatto questo? Può essere fatto con la proposta spagnola, può essere fatto con, ad esempio, con la monetizzazione dei titoli del debito pubblico tramite la Banca Centrale Europea, deve essere fatto spostando completamente e rimandando più possibile in là il peso dei debiti, dei soldi che devono essere investiti in questa fase dell'economia. Questo è un passaggio assolutamente decisivo, perché continuare a ragionare in termini di meccanismi europei di stabilità, di SURE, di questi piccoli prestiti che sono fatti, che poi magari in 2, 3, 4 anni andranno restituiti nel quadro dei vincoli europei che ci sono adesso, secondo me significa semplicemente non aver capito la fase che stiamo attraversando e non riuscire poi a superarla. Questo è una cosa che secondo me dovremmo dire in tutti i modi. Non si può continuare con le stesse modalità con cui siamo andati avanti fino a questo momento. E in secondo luogo, ovviamente, si tratta di prepararsi a qualche cosa che io temo che sia abbastanza drammatico, perché, come ho sentito adesso dire da Monica e come peraltro è abbastanza evidente, le classi dirigenti non hanno nessun orizzonte strategico, cioè loro stanno organizzando questo passaggio come se questi fossero tempi normali, forse pensando che, come hanno fatto nel 2008-2010, hanno fatto dei provvedimenti pensando di far ripartire la crescita. Adesso faranno dei debiti pensando che in futuro la crescita possa consentire di restituire i debiti che sono stati fatti. E questa è una strada senza via d'uscita. È una strada senza via d'uscita che rischia di creare dei disastri. L'altra cosa che è assolutamente decisiva da comprendere è che secondo me o l'Europa in questo frangente o fa un passo in avanti o si disgrega. Io penso che questa sia un po' la sensazione che abbiamo tutti quanti. E quindi però il fatto che l'Europa si disgreghi rischia di essere uno tsunami per noi e rischia di essere uno tsunami anche a livello mondiale, perché l'Europa è un'area troppo grossa per poter essere irrilevante una sua disgregazione in una fase di questa natura. Quindi io vedo con paura
il sovrapporsi di una crisi di una crisi economica che appunto va avanti da 10 anni, una crisi sanitaria a cui si aggiunge a queste due crisi una crisi legata al fatto che non si riesce ad affrontare questa emergenza, veramente rischiamo un cataclisma. E quindi penso che noi all'Europa dobbiamo restarci aggrappati con tutte le forze, chiarendo che la nostra prospettiva, il nostro orizzonte è quello dell'Europa, ma non questa Europa, non l'Europa dell'austerità, non l'Europa del debito, non l'Europa del MES, non l'Europa che abbiamo conosciuto fino adesso, ma nell'interesse nostro e in qualche modo anche forse nell'interesse delle classi dirigenti, perché mi sembra di assistere un po' alla favola dello scorpione, no? Cioè la favola dello scorpione, che lo scorpione vuole essere traghettato dalla rana e poi la uccide. Dice, ma perché mi hai ucciso? Perché è la mia natura. Ecco, purtroppo il capitalismo ha questa caratteristica. Cioè, la natura del capitalismo è quella di far profitti, e quindi di distruggere l'economia, di segare il ramo su cui è seduto. Noi dovremmo, e le classi dirigenti europee in questo momento sono all'interno di questo... Di questa logica, che è la logica del capitalismo, la logica del caos borghese potrebbe essere chiamato, no? Che è distruttiva per loro stessi, ma purtroppo è distruttiva anche per noi. E quindi, diciamo, dovremmo preparare un'azione politica, un'azione culturale per prepararci a tempi che io vedo piuttosto duri, perché non mi sembra che fuori da piccoli gruppi di persone che hanno studiato, che hanno lavorato e che si sono opposti, fuori da questi piccoli gruppi ci sia la consapevolezza dei problemi che abbiamo di fronte. Grazie. Grazie Andrea. Vorrei dare adesso la parola a Andrea Del Monaco. Se la crisi è globale, è chiaro che anche in Europa c'è una propria dinamica. Andrea magari ci può raccontare quello che è il ruolo anche della Germania in questa costruzione europea. Aspetta, ecco, non ti sentiamo. Ci siete? Bisogna. Sì. Allora, intanto grazie dell'invito, grazie anche della domanda. Sarà che avendo scritto un libro che si chiama Sud, colonia tedesca, la questione meridionale oggi, dove affronto proprio l'allargamento del divario fra nord e sud Italia, fra nord e sud Europa, causato dall'austerità ordinata dalla Germania all'interno dell'Unione Europea, la domanda è assolutamente gradita. Allora, intanto partiamo da un primo presupposto. Perché la Germania e l'Olanda si oppongono a titoli pubblici europei, che siano chiamati Corona Bond, Euro Bond, e probabilmente si opporranno anche alla proposta che sta nel non paper della Spagna? Perché l'euro, banalmente, non è il dollaro. Cioè, negli Stati Uniti noi abbiamo sostanzialmente all'interno degli Stati Uniti gli stessi tassi di interesse, non esiste lo spread fra i diversi stati. Nell'Unione Europea invece abbiamo 19 stati che hanno la moneta, 19 diversi tassi di interesse. 19 tassi di interesse, e quindi abbiamo anche fondamentalmente lo spread. La Germania in questo momento, quando si avvantaggia dello spread fra BTP, i nostri titoli di Stato, e Bund, i titoli di Stato tedeschi, quando lo spread, facciamo un esempio, arriva a 250 basic point, che vantaggio ha? Che le imprese italiane mediamente pagano per i loro prestiti dalle banche almeno il 2,5% in più di quello che pagano le imprese tedesche, e mediamente un mutuatario italiano per una casa costa il 2,5% in più di quanto costa un mutuatario tedesco. Addirittura, questa è una cosa, diciamo, a cui siamo arrivati con il Bund trentennale nel 2019, ci sono, come ricordava giustamente Andrea Ventura prima, tassi di interesse negativi, fortemente negativi per i Bund tedeschi e per i titoli di Stato olandesi. Questo chiaramente che cosa significa? Che la cornice, diciamo, di politica economica dell'Unione Europea non è, come spesso si dice, l'Unione Europea in mano all'economia, è in mano a una particolare filosofia politica dell'economia, che è quella di von Hayek, che è il neoliberismo, che è basato su politiche deflattive
che comprimono i salari e quindi la capacità del potere d'acquisto dei lavoratori. Fatta questa premessa, il problema è che sicuramente oggi non usciremo con, ahimè, lo dico con tristezza perché la proposta spagnola era assolutamente ficcante, insomma spalleggiata anche nel non paper del governo italiano che circola. Ma perché? Perché se fossero accettati dei titoli di, diciamo, pubblici europei, magari con durata trentennale, se non si arrivasse ai cosiddetti quasi perpetui irredimibili di cui parlava prima giustamente Andrea Ventura citando il debito fatto dalla Gran Bretagna, se non ricordo male, durante la Prima Guerra Mondiale, comunque se anche si arrivasse a dei titoli trentennali o ventennali europei emessi dalla BCE cambiando lo statuto o emessi anche solo dalla Commissione Europea, sarebbe l'inizio della fine dello spread, sarebbe l'inizio, diciamo, di una valuta europea che sia veramente una valuta, perché l'euro baralmente non è una moneta, ma è un sistema di cambi fissi, che è cosa bella. Tornando sulle conclusioni poi invece di oggi, se non si approvano gli eurobond cosa rimane? Io, diciamo, sono abbastanza nauseato dalla retorica sui provvedimenti che si fa sull'informazione mainstream. Facciamo due esempi su due cose che probabilmente verranno approvate oggi, cioè SURE e il prestito della BEI. Allora, SURE, se uno si va a leggere i documenti, come funziona? Anche lì 100 miliardi che dovrebbero pagare la cassa aiutare a pagare la cassa integrazione in deroga, partono solo se gli stati ci mettono in tutto 25 miliardi. Dopodiché si dovrebbero emettere anche lì dei prestiti dove la garanzia degli stati da 25 miliardi, complessivi 25 miliardi, dovrebbe far arrivare a 100 miliardi di titoli che poi pagano la cassa integrazione. E questo meccanismo comunque non partirà prima del 1 gennaio 2021, molto probabilmente, e quindi quei soldi per la cassa integrazione non ci staranno. Altra cosa, il prestito della BEI. Allora, come funziona? 200 miliardi dalla BEI, che cosa dovrebbero fare? Dovrebbero servire teoricamente a consentire alle banche, e anche alle banche italiane, di fare i cosiddetti prestiti salva imprese. Bene, bene. Di quei 200 miliardi, andando a guardare la comunicazione della Commissione Europea del 2 aprile, la 139 final, se non ricordo male, la cito nel mio ultimo posto su Huffington, cosa accade? Che di quei 200 miliardi ce ne sono 12 freschi. E attenzione, ieri l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, ha lanciato l'allarme dicendo che sono arrivate 3 milioni di richieste per prestiti, comprese quelle sopra i 25 mila euro, e non hanno sufficienti garanzie, questo lo dice l'ABI, lo dico io, per concedere i prestiti alle imprese, per salvare le imprese. Altra cosa, attenzione ai prestiti, diciamo, che vengono erogati in questo momento, perché non appena, diciamo, il coronavirus sparirà, la condizione, questa è una cosa importante se c'è qualche imprenditore che ci ascolta, per cui quei soldi non possono essere utilizzati dalla banca per imporre un pagamento per un debito precedente, salterà, e a quel punto i 25.000 o la somma superiore a 25.000 che sarà stata erogata dalla banca per salvare probabilmente l'impresa verrà utilizzata dalla banca, che chiederà il rientro per un debito precedente. Quindi bisogna fare molta attenzione a come questi provvedimenti vengono erogati, perché rischiano di essere un regalo soprattutto delle banche italiane a le banche italiane, che non salvano poi le imprese in crisi. Ultima cosa poi, il MES. Allora, meccanismo europeo di stabilità, cosa di cui poi poche volte, diciamo, si ricorda, il testo vigente, non quello di cui ci proponeva la riforma fino a qualche mese fa, l'unica cosa positiva è che è saltata qualunque ipotesi di riforma del MES. Il testo attuale del MES cosa dice? Primo, che abbiamo un capitale sottoscritto di 700 miliardi per tutti gli stati che hanno sottoscritto, cioè gli stati membri, che versati ce ne sono 80, che la quota per l'Italia è di la sottoscrizione di 125, attenzione alle cifre, 125 miliardi di capitale sottoscritto per l'Italia e 14 capitale già versato. Bene, l'attuale testo del MES dice che in qualunque momento il Consiglio dei Governatori del Meccanismo Europeo di Stabilità può chiedere a uno Stato membro di versare la differenza fra il capitale sottoscritto, per l'Italia 125 miliardi, e il capitale versato, che è 14.
semplice sottrazione, 125 meno 14 fa 111. Uno potrebbe farsi la domanda, ma se l'Italia chiedesse, come anche ha proposto Prodi, ha proposto Berlusconi, di utilizzare il MES, non dovrebbe contribuire al MES? No, perché altra cosa, c'è un articolo che dice espressamente che qualora uno Stato riceve assistenza finanziaria non è esonerato dal contribuire al MES e quindi paradossalmente noi dovremmo versare altri soldi, poi chiedere un prestito e riavere i soldi che abbiamo già versato o quelli che abbiamo versato ulteriormente. A questo punto, come diceva Conte, in questo senso assolutamente in modo avveduto, meglio fare da soli. Altra cosa, chiudo su questo, le famose condizionalità. Le condizionalità possono anche essere messe ex post nel trattato vigente, quindi nulla vieta che nel momento in cui ci fosse dato un prestito, noi prendiamo questi famosi 36 miliardi, nel momento in cui magari c'è un attacco sullo spread tra BTP e Bund, ci siano messe a condizionalità ulteriori. Che cosa significa? Firmare un memorandum nel quale tagliamo ancora sanità, infrastrutture, scuola e università. E allora, punto politico, diciamo, di chiusura. Purtroppo l'Unione Europea ha visto la vittoria di von Hayek su Keynes. E allora, se non c'è un grande vero partito socialdemocratico, che in Italia negli anni 60 e 70 de facto, come diceva Norberto Bobbio, era il PCI, che abbia a livello europeo una proposta di riforma pro intervento pubblico, pro Stato, pro lavoro dei trattati, è chiaro che i consigli europei finiranno come finirà quello di oggi e come probabilmente finiranno anche quelli futuri, e cioè con misure che vedono una vittoria delle banche nella gestione della liquidità, del nord sul sud, e purtroppo una vittoria, diciamo, delle politiche neoliberiste e deflattive che prima Andrea Ventura citava assolutamente in modo opportuno. Grazie Andrea. Ci arrivano le prime domande, anche le prime questioni, anche dalle pagine Facebook. E la cosa evidente è che balza agli occhi è l'incapacità, diciamo, di costruire nella crisi che viviamo una proposta politica che mette insieme diverse forze sociali e politiche che eppure esistono. E allora la domanda è come è possibile costruire questa sorta di alleanza politica e sociale a livello europeo è una cosa che mi sembra di chiedere soprattutto a Mark, se ci può dare. Poi lo salutiamo perché so che deve lasciarci subito, quindi a lui subito la parola. Grazie, è una domanda complessa, cioè non penso che ci sia una risposta facile, eccetera, però la speranza secondo me c'è, cioè noi dobbiamo vedere quanto è successo in questi ultimi anni a livello europeo, a livello di lotte, cioè noi abbiamo visto sia da Amazon, sia dalla Ryanair, sia anche nei porti europei, inizio degli anni 2000, abbiamo visto dei lavoratori che si sono uniti a livello europeo e hanno, diciamo, imposto un loro, la loro alternativa o la loro resistenza a politiche neoliberiste, antisociali, eccetera. Di sfruttamento, semplicemente. E secondo me, vabbè, lo vediamo anche d'altronde con i giovani per il clima, che si stanno organizzando a livello europeo, e secondo me è molto importante, cioè ci sono due dimensioni. Una dimensione è quella di rottura col modello dell'Unione Europea, che è molto importante, è un modello che è basato sulla concorrenza e sul mercato piuttosto che sulla solidarietà, il lavoro, eccetera. Questa è una dimensione. L'altra dimensione è che abbiamo un ritardo oggi a livello del mondo del lavoro, quando abbiamo di fronte la Confindustria, la MEDEF ed altre federazioni padronali a livello europeo, che loro hanno un coordinamento, cioè hanno un coordinamento, abbiamo parlato di Business Europe,
loro hanno dagli anni 70, 80 in poi sviluppato una cooperazione che a livello del mondo del lavoro ancora non c'è o non è abbastanza. E per noi, secondo me, la sfida a livello europeo sta lì. Cioè non rimanere nell'idea riformeremo un pochettino questa Unione Europea che chiaramente non è all'altezza e non è basata su quello che, come dire, sui valori, ma anche sulle realtà e su un rapporto di forza che ci piace, che sarebbe quello del mondo del lavoro. Però al contempo non pensare che davanti all'unità delle multinazionali, delle istituzioni finanziarie, eccetera, uno se la possa cavare da solo. Cioè, insomma, ormai le lotte vanno portate avanti assieme. Cioè, questa è, diciamo, secondo me una dimensione, e sento spesso molto pessimismo, però in realtà quando vediamo quanto sta succedendo già, l'ottimismo mi sembra assolutamente necessario. Lo vediamo anche a livello della sanità, delle lotte sulla sanità c'erano in Francia, in Italia, in Belgio, in Germania, e possono unirsi. Insomma, non è qualcosa che sto inventando così o sognando, è qualcosa che si sta facendo sul terreno, sul campo. Poi magari se noi non lo consideriamo abbastanza, non lo facciamo abbastanza noi, è qualcosa da raddrizzare. Però quello è un primo punto. Un secondo punto, secondo me, è quella di porre la questione del dibattito di società. Cioè oggi più che mai, cioè, c'è il dibattito fra Keynes e von Hayek, capisco, però oggi più che mai siamo davanti a un fallimento del capitalismo, cioè con una crisi effettivamente che stava avvenendo, che non è, cioè qui magari scatta prima perché c'è tutta la tutto l'impatto economico del virus, però che ci fosse una crisi economica presente, latente, cioè si sapeva. E quindi siamo davanti a un fallimento del capitalismo sulle cose più di base, sia da un punto di vista macroeconomico, però anche semplicemente a livello di salute. Cioè il fatto che i dispositivi medici non ci siano, il fatto che i sistemi della sanità pubblica semplicemente non siano all'altezza in tanti paesi, cioè questo è un fallimento strutturale di un sistema che non regge più. E dobbiamo allora osare riflettere ed immaginarci la società che vorremmo. La società che vorremmo, che è una, adesso si può fare una battuta, una di prima, la salute non il profitto, che sarebbe uno slogan abbastanza facile, però l'idea di fondo sta lì. Ed anche lì dove economicamente, secondo me, dobbiamo stare attenti a non muoverci dall'opposizione alla globalizzazione capitalistica verso un protezionismo nazionale. Perché lo dico? Cioè, vedo, anche se per esempio andassimo ad un finanziamento diretto degli stati da parte della BCE, che sarebbe una cosa che si fa d'altronde in altri paesi, quindi uno potrebbe anche difenderla come misura, non è, cioè, è contrario ai trattati, però di per sé sarebbe una misura di buon senso. Il problema ovviamente è che se poi questi soldi vengono utilizzati comunque per aiutare siano le grandi multinazionali, sia quelle produzioni che in realtà non ci servono o ci servirebbero di meno, non avanziamo in niente. Cioè, stiamo allora rafforzando con soldi nostri, in qualche modo, degli avversari, delle multinazionali. E lì dobbiamo quindi partire noi di che tipo di società vogliamo e cosa vogliamo produrre. Perché la Lombardia, se prendiamo il caso della Lombardia, che importava dispositivi medici, però che esportava in massa armi. E quindi dobbiamo porci questa domanda, questo non era colpa del sistema mondiale, globale, quella è una scelta di produzione fatta anche a livello italiano, che d'altronde anche in Belgio. In Belgio adesso si vede che un po' di fabbriche dell'aeronautica adesso stanno producendo respiratori.
Cioè, è una cosa fantastica in realtà, gli operai che hanno preso questa iniziativa e che quindi stanno convertendo la produzione verso, diciamo, l'aspetto medico, medico-sanitario. E secondo me dobbiamo osare lì a mettere avanti l'idea del settore pubblico e le scelte fondamentali sulla produzione. Tipo di società che vogliamo e cosa ci serve, cosa vogliamo produrre. Questo lo dico anche e concludo su questo, perché ovviamente la questione del cambiamento climatico non è sparita. Cioè, non è che il cambiamento climatico non si fa più, è stata cancellata. Cioè, no. C'è questa crisi qui, ma dietro sappiamo che fra 10, 20, 30 anni c'è una crisi molto più grande che potrebbe arrivare e che arriverà se non prendiamo delle misure assolutamente radicali. E quindi vorrei veramente, cioè, rispondere alla domanda sulle lotte. Da una parte sono delle lotte, diciamo, sul sociale immediato, cioè non pagheremo per questa crisi perché abbiamo già pagato per quella del 2008-2012, ma in più poniamo oggi davanti al fallimento del vostro modello, il nostro modello, basato su valori diversi e su realtà diverse, dove noi decidiamo cosa produrre, di cosa ha bisogno la società e come vivremo meglio noi, sia a livello sociale sia a livello ecologico. Ecco, vi ringrazio e mi scuso tantissimo di dover lasciare, però è stato veramente un piacere poter partecipare a questo. Vi vorrei ringraziare dell'invito e spero di ritrovarvi tutti molto presto. Grazie ancora, grazie. A Mark, ridascio la parola a Paola per continuare il dibattito tra di noi. Paola. Mi sembra evidente che il discorso si allarga su un ipotetico nuovo modello di sviluppo, su un'ipotetica nuova Unione Europea. E quindi è lungo e va approfondito magari anche in altre occasioni. Nel frattempo sono anche uscite, diciamo, delle prime indiscrezioni sulla seduta del Consiglio, che sostanzialmente confermano quello che erano le premesse, cioè che si va verso un mandato alla Commissione di preparare una proposta che era già in lavorazione in realtà e sarà presentata probabilmente il 29 aprile. Una proposta per cercare di accelerare l'intervento, sostanzialmente, perché anche il Recovery Fund o altri tipi di strumenti che potrebbero essere messi in campo hanno tempi lunghi, non è possibile attivarli subito, come invece giustamente chiedono i paesi. Per questo, diciamo, torniamo un attimo sull'oggi, diciamo, sul presente, su quello che sta succedendo, e chiederei quindi anche agli altri amici della redazione, insomma, di intervenire, magari partendo da Roberto Musacchio, se siete d'accordo. Sì, brevissimo. Nel senso che io trovo che questa discussione abbia il taglio giusto, abbiamo un problema di orizzonte, di cambiamento radicale, di ritorno della politica. Mi permetto di dire che abbiamo un passaggio assolutamente però necessario. Cioè, in questo momento noi ci troviamo nella condizione che è stata adesso illustrata anche dal governo italiano, c'è una perdita di circa 8 punti di PIL, un bilancio che va in rosso di ulteriori 56 miliardi e conseguenze enormi, catastrofiche. Insomma, io penso che è evidente che rispetto a questo tutta l'organizzazione attuale dell'Unione Europea non abbia senso, la sospensione del patto di stabilità, non capisco che significa sospendere una cosa che non è riattuabile. Però io penso che il passaggio per cui non si dia luogo assolutamente a un nuovo regime di prestiti e di indebitamento individuale, di cui comprendo
tutti e tre, ma in particolare il MES per la caratteristica che ha, e cioè è particolare condizionamento alle cose che sono state ricordate, e il fatto che si attivi una fase invece di investimento condiviso è ineludibile se vogliamo pensare alla politica del futuro e crearne una qualche premessa, insomma. Io penso che questo sia importante e dunque bisogna evitare assolutamente il fatto che ci sia una soluzione che viene designata come ponte con il MES e con gli altri prestiti e poi no, noi abbiamo bisogno, mi pare che anche il paper italiano lo diceva, il dibattito italiano su questo. Quando noi insistiamo non MES, diciamo che immediatamente, per esempio, quei soldi potrebbero essere liberati e utilizzati in un'altra direzione, per esempio dentro questo fondo di ricostruzione che ha illustrato il governo spagnolo, ma anche i portoghesi, anche il no paper italiano, insomma la discussione che c'è. Ecco, sono d'accordo, i tempi devono essere quelli del cambiamento, ma questo passaggio è molto stringente. Lo volevo chiedere anche ai nostri interlocutori economisti e sociali. Sì, non so se ci sono altre domande da parte del nostro entourage. Una brevissima domanda. Prego. Roberto Rosso. Che si ricollega a quello che dice Musacchio, cioè mi sembra, cioè se, mi sembra che tutti si stia auspicando questo discorso dei prestiti a lunghissimo termine. C'è un consigliere di Macron che, se non ricordo male, dice in realtà non di prestiti dobbiamo parlare, ma da fondo perduto. I 1.500 miliardi spagnoli sono, come dire, all'infinito, si pagano solo i tassi bassi ogni anno, eccetera. Mi sembra però che tutta si sta dicendo che nulla di questo accadrà. Dall'altra, se nulla di questo accadrà, stante la situazione italiana in cui noi siamo, mi sembra che i prossimi mesi, il prossimo anno riserverà moltissime sorprese dal punto di vista sociale. Di che tipo? Non lo sappiamo. Cioè, mi sembra che per un verso c'è questo dibattito sul futuro, ma mi sembra che oggi, in particolare in Italia, ci sia il problema di capire cosa succederà, come si può intervenire in una situazione assolutamente inedita, dove il comportamento delle diverse classi, strati sociali è assolutamente inedito. Ecco, credo che su questo dovremmo ragionare e non credo che quello che è stato detto sia giustamente illustrato il contesto in cui siamo, ma da questa discussione credo che si apra una prospettiva che non so a chi possa dare qualche risposta oggi, punto. Non so se ci sono altre domande, altre questioni. Prego, Rosa. Rosa, non ho aperto il microfono. Scusate, ecco. Non riuscivo ad accendere. No, ma molto velocemente, perché condivido molte delle cose che sono state dette. A me pare anche evidente, per questo mi piacerebbe questa discussione che trovasse uno spazio, mi pare evidente intanto una cosa, ovvero che quello che è capitato in Italia in modo particolare, ma in Europa e nel mondo, è un fatto talmente enorme che dovrebbe, dico il condizionale, dovrebbe indurre tutti a ripensare i modelli ai quali ci si ispira. Perché noi qui parliamo di economia per far fronte ad una crisi che diventa crisi economica e soprattutto diventa anche crisi per le persone
che non potendo lavorare non guadagnano, e quindi c'è persino una questione che ha a che fare con quanti pasti riesci a fare in un giorno e tutte le questioni sociali che conosciamo. E quindi a me pare che una cosa come questa, che peraltro arriva questa pandemia dopo che già ne sono capitate altre negli ultimi 15-18 anni, perché c'è stata la SARS, perché ci sono stati altri virus, ed è possibile che questa non sia l'ultima esperienza che facciamo. Quindi sarebbe forse interessante, diciamo, no, capire l'Europa quali strumenti comuni mette in campo a protezione appunto dei popoli europei, a protezione, a tutela e anche, diciamo, come interviene poi da un punto di vista economico. Ora noi qui stiamo parlando di quello di cui oggi si discute, quindi a questo dobbiamo fare riferimento. Io sono appunto molto d'accordo con diverse delle cose che sono state dette. Penso anche che forse dovremmo darci qualche altro appuntamento anche su ulteriori strumenti e battaglie da fare, perché qual è la politica che l'Europa si dà in quanto Europa sulle questioni sanitarie? Esce o non esce dalla visione multipilastro e quindi di investimento su sistemi sanitari privati, sul sistema di assicurazioni? Ecco, io credo che è una discussione che dobbiamo prendere, che ha molto a che fare anche con quello che stiamo discutendo oggi da un punto di vista delle risorse economiche. E concludendo, sono d'accordo con chi dice che o l'intervento che si ottiene è un intervento che non strozza i paesi come ha fatto con la Grecia a suo tempo, o altrimenti è evidente che la crisi diventa una crisi drammatica, una crisi politica oltre che economica, e come si dice, dalle crisi poi se ne può uscire anche in avanti, tuttavia diventa un po' preoccupante. Quindi io aggiungo soltanto questo spettro, diciamo, di ulteriori questioni, perché sono le questioni che stiamo affrontando. Monica sa bene che io nomino spesso il TISA quando facciamo le riunioni sui trattati internazionali di commercio, perché le aziende a quello si stanno attrezzando, no? Sono i trattati sui servizi, sulla sanità, sull'educazione, cioè quindi c'è una trasformazione rilevante. Quanto questa vicenda può intervenire e pesare su una modifica delle politiche economiche di prospettiva? Finito. Sì, la domanda che ci arriva anche dalla rete è che se c'è, vista l'impossibilità di trovare delle soluzioni in immediato, quale potrebbe essere il piano B di questa situazione. Quindi vi estendo la domanda, partendo da Monica, vorrei tornare indietro a tutti gli altri. Umberto parlava di 8% del PIL, in realtà si parla addirittura di 9 e anche 12, ormai è quasi una specie di dotip PIL, no? di top PIL, ma la verità è non sono tanto i coefficienti quanto la pervasività di questa crisi rispetto a tutte le altre, perché mentre la precedente era una crisi finanziaria, quindi è vero che colpiva trasversalmente banche, eccetera, però ti ha consentito comunque un bailout quasi con una mossa sola. Questo è significato uscire dalla crisi? No, l'ha spiegato bene chi mi ha preceduto. Anzi, ci siamo rimasti dentro, ma la coazione a ripetere è stata disarmante, no, in questi anni, perché il bailout è stato senza condizionalità, quindi non è stato un bailout a salire, ma è stato un bailout a tenere, essenzialmente neanche a tenere bene, neanche a tenerli tutti. Ora invece il problema è che quando la crisi non è più finanziaria, ma è la crisi dell'economia virtuale, dell'economia reale, ci sono due filoni interessanti. Il primo è quello che un po' veniva anche accennato prima, ossia
cioè tutto quanto un pezzo dell'economia che non è così infelice di questa situazione, che è tutta quanta l'economia delle varie coefficienti punto zero, quindi Amazon e simili, che hanno una caratteristica che li mette insieme. Uno, sono delle piattaforme estrattive. Sono delle piattaforme estrattive che al momento non hanno regolazioni sufficienti, che non pagano le tasse nei paesi in cui operano, perché non pagano le tasse in generale, ce ne pagano pochissime, quindi non ridistribuiscono granché in giro, che quindi sono peraltro ipercapitalizzate, iperfinanziarizzate, al punto tale che hanno addirittura delle loro monete, dei loro sistemi finanziari interni e di monetizzazione interna. Quindi sono pronti a saltare su questo vagone dando un calcio nel culo all'economia per quanto possibile. E lo stanno facendo. La cosa disarmante è che in ambito WTO, chiaramente in queste settimane, questa politica, diciamo, vassalla di cui parlavo prima, sta praticamente servendo questo filone, diciamo, il nuovo padrone, ma mettiamola proprio la classica, un po' gaglioffa, sta servendo già questo nuovo padrone, anzi voleva accelerare il processo di decisione dicendo vabbè, ci vediamo tutti online, schiacciamo un bottone e sblocchiamo almeno il negoziato sul commercio digitale, che ha tutto un portato di protezione intellettuale, di appunto non chiarezza sui confini monetari di queste realtà e sugli scambi, zero trasparenza su tutto il tema della proprietà e della protezione dei dati. Grandissimo problema sulla poi capacità e possibilità di poterle tassare queste attività, tanto che c'è chi definisce le bozze che sono intercorse come una sorta di tax shield, quindi di scudo fiscale per queste realtà. Insomma, dicevano vabbè, visto che non possiamo fare la ministeriale, vediamoci e decidiamo almeno questo, cioè non decidi niente sui farmaci, non decidi niente poco, insomma, sui ventilatori, dici che forse farei un negoziato sugli apparecchi sanitari, però costringi tutti a una decisione digitale su un tema come il commercio elettronico. Ecco, su tutto questo però c'è una grande differenza rispetto al 2009, e se il 2009 ha spaventato un pochino perché uscivano i manager, no, con le scatole di cartone, e cosa che non era mai successa, questa volta la gente muore e resta senza lavoro e le imprese chiudono, e come ci veniva spiegato, le imprese quando bussano alla porta delle banche trovano gli stessi a cui hanno già chiesto i soldi. Quindi non ce li avranno quei soldi, tanto che, insomma, piccola indiscrezione vuole che nel consiglio di amministrazione della SACE, che si è tenuto pochi giorni fa, alcuni rappresentanti politici nel quota politica del CDA si sono imbarazzati, anche un po' imbufaliti, perché chiaramente erano lì a portare degli interessi di industrie medie, quindi neanche piccoline, e gli è stato risposto che in realtà l'unica vera risposta attrezzata è quella che ci sarà per le grandi imprese partecipate allo Stato, eccetera. Perché, diciamo, quella auspicabile mano statale nelle grandi imprese nazionali, che tanti, come per esempio auspicavamo negli ultimi anni, ha questa, diciamo, in questo momento ha questa sfumatura di grigio, che in questi giorni sono stati rioccupati i vertici da vecchi e nuovi occupanti, e che in realtà saranno le aziende che, a prescindere se abbiano subito o non subito danni, ce ne sono alcune appunto che non ne hanno subite alcuni con il lockdown, penso alle imprese dell'energia, riceveranno dei sussidi impropri di Stato, mentre le piccole chiuderanno, stanno chiudendo, e quelle sono, diciamo, ancora nel mercato europeo il più grosso annaffiatoio di distribuzione delle risorse di questo meraviglioso mercato comune. Quindi il dato di realtà sarà talmente deflagrante che io non credo che ci potremo nascondere o qualcuno si potrà nascondere dietro a un sasso. È vero che noi siamo tutti rincoglioniti dai social, dalle serie e quant'altro, ma
io non so voi, però diciamo io da Roma ho qualche nervosismo dalle persone che stanno da 6 settimane a casa e non percepiscono stipendio da altrettante sei settimane e soprattutto non hanno la previsione di riapertura, francamente le percepiscono, essendo appartenente a razza padrona. Quindi, secondo me, noi ci dovremmo, io sono ottimista come Mark sulla possibilità, diciamo, di poter raccogliere capacità di analisi e capacità di mobilitazione, visto che i rapporti appunto con i sindacati, ma addirittura con le associazioni datoriali in questo momento mi sembrano facili su alcuni temi comuni. Quindi su questo noi, io non penso che non siamo capaci, forse appunto dobbiamo magari affinare un pochino di più una previsione di strumenti che però non è che ci è ignota, cioè abbiamo la possibilità di fare delle proposte di strumenti. Però c'è un tema vero, cioè che qui si hanno occupato consigli di amministrazione e seggi parlamentari e purtroppo la cecità del PD o di gran parte di esso ai veri temi economico-finanziari fa sì che in teoria l'area sinistra venga spiaccicata sul PD e tutto il resto venga o tacciato di sovranismo o tacciato di estremismo. Allora, dovremmo in questo provare ad essere un po' più, non lo so, lo dico a me stessa chiaramente, un po' più bravi nel cercare di comunicare quanto invece quello che noi stiamo dicendo non è né sovranismo né estremismo, ma è senso comune, cioè toolkit di sopravvivenza, e che su alcuni strumenti va applicato del sincero pragmatismo, ossia io non mi straccerei tanto, e questo ce lo siamo anche detto in alcune discussioni che abbiamo avuto tra noi, cioè, se ci sono degli spazi politici che ci sono, percorriamoli, se non ci sono, anche se ne parla Monti o Draghi, e non ci sono, allora proviamo a capire se troviamo invece degli altri strumenti, perché questi spazi non ci sono. Cioè, appunto, io ripeto, Monti ha fatto un appello in cui dice parliamo di proteggere il mercato comune con una carbon tax e con una border tax adjustment. Cioè, se l'avessimo detto noi, galera. Lo dice Monti, figata, forse c'ha ragione. Ecco, questo è la realtà che ci viene restituita. Però io rivendicherei una primazia di alcune narrative, di alcune soluzioni da giocarci con i nostri alleati più naturali, da partire dal sindacato e da, appunto, da alcune più interessanti espressioni datoriali. Proviamoci. Grazie Monica. Prima di dare la parola a Andrea Ventura e Andrea Del Monaco, Franco Ferrari per noi è già... Sì, in realtà più che una domanda era un'osservazione a seguito di quello che diceva Mark, anche se adesso lui non c'è più, però mi interessava lasciarla come memoria, perché gli è stata fatta una domanda che avrei fatto anch'io, cioè come riusciamo a costruire un'azione politica a livello europeo che sostenga determinati obiettivi. Tanto più che abbiamo questo fatto, che io ritengo positivo, del gruppo della sinistra al Parlamento europeo che ha elaborato unitariamente una piattaforma molto ricca su tutti gli aspetti che sono sollevati dalla questione epidemia, quindi gli aspetti economico-finanziari, quelli sociali, quelli di democrazia, quelli sanitari e così via, quelli relativi alla migrazione e così via. Non è un elemento scontato, perché sappiamo che a queste elezioni europee, quelle del 2019, a livello europeo la sinistra, intendo la sinistra, diciamo quella che i politologi definiscono la sinistra radicale, si è presentata in realtà con progetti diversi, non in modo unitario. Allora, in parte mi sembra di poter dire che c'è stata poi e c'è oggi una composizione unitaria. Mark diceva ci sono le lotte a livello europeo ed è ovviamente molto importante che questo ci sia e magari ce ne fossero di più. Noi lo dicevamo quando c'era la vicenda della lotta per la riforma delle pensioni in Francia, che sarebbe stato forse importante se quello diventasse un punto di riferimento anche a livello europeo. Quindi è chiaro che il conflitto sociale per noi è fondamentale. È importante che ci sia uno strumento unitario dentro il Parlamento europeo che è in grado di fare delle proposte.
è importante, pur con tutte le difficoltà che abbiamo visto anche nell'esperienza passata, che ci siano forze di sinistra che stanno nei parlamenti nazionali, in qualche caso anche nei governi nazionali. Bene o male, credo il ruolo della Spagna in questo momento risenta anche positivamente una presenza di forze di sinistra radicale, insomma, Podemos, il Piero Unido, eccetera. E tutto questo, però, io credo che ci voglia anche proprio uno strumento politico. Noi collaboriamo, siamo parte del Partito della Sinistra Europea, che ha dei limiti, non è ancora sufficientemente inclusivo, ma io credo che lo strumento politico da aggiungere a tutti gli altri sia un dato necessario per dare forza a una presenza politica a livello europeo, che secondo me c'è, al di là anche delle differenze di opinione sull'Unione Europea, su come ci si esce, un sacco di conflitti, sulla sulatura, però il terreno del conflitto politico europeo richiede una soggettività, una ricerca di raccordo unitario che secondo me ancora non è, anzi sicuramente non è sufficiente. Grazie, e mi dà l'opportunità di presentare, che non ho fatto prima, mi scuso con Fabio Amato, che lavora appunto al Parlamento Europeo, collabora con il GUE, e forse questa potrebbe essere anche una domanda per te, Fabio, come ci si può muovere nel Parlamento Europeo? Grazie, concordo con alcune delle riflessioni che faceva Franco. Il Parlamento Europeo, diciamo, come potere ne ha già poco, se poi lo utilizza come ha fatto l'ultima settimana, cioè con delle raccomandazioni che sono più timide addirittura di quella che è la mediazione fra i governi, diciamo, non temo che in quanto istituzione potrà svolgere un ruolo non eccessivo. Altra cosa è cosa può fare la sinistra di classe radicale, diciamo, nel Parlamento Europeo per far emergere un'alternativa. Io credo che questa domanda sia attuale. Cioè, la sinistra europea, il GUE, NGL, questo nome molto difficile che dà però conto di come storicamente sia complesso mettere assieme i vari pezzi della diaspora post-comunista, adesso la definisco così per brevità, post-89, che sta per Sinistra Unitaria Europea, Sinistra Verde Nordica, proprio perché era... Si rimette insieme in realtà a inizio anni 90, si ricompone sulla comune critica al trattato di Maastricht, cioè alla nascita dell'Unione Europea così come la conosciamo. E voi ricordate tutti, è girato in questi giorni di nuovo le parole che furono usate visionarie da Lucio Magri a nome di Rifondazione Comunista quando fu approvato il trattato di Maastricht in Italia nel dibattito parlamentare, in cui la sinistra radicale prevedeva quello che poi sarebbe successo attraverso quei trattati, la perdita di sovranità democratica, la concentrazione dei poteri e dei capitali verso i paesi del nord, la perdita di sovranità economica e la crescita delle disuguaglianze, è tutto a favore della concentrazione del potere politico nelle mani del grande capitale finanziario a discapito del potere di intervento pubblico degli stati. Ora, secondo me, recuperare questa comune, diciamo, convergenza sulla critica ai trattati oggi è più attuale che mai, può essere la piattaforma da cui si riparte e si rilancia l'iniziativa che si fa dopo il Covid, cioè al di là di quella che sarà concordo con chi ha detto che dall'Eurogruppo non c'è da aspettarsi molto di più, perché i rapporti di forza sono drammaticamente sfavorevoli. Cioè, noi parliamo di un governo diciamo, semi-progressista come quello spagnolo, un altro come quello italiano disperato più che progressista per la condizione del debito, che quindi, diciamo, apre il dibattito. Diciamo, l'altro progressista finlandese sta dall'altra parte, perché è con quelli che vogliono l'austerità. E quindi, diciamo, la battaglia si gioca sul terreno di cambiare i rapporti di forza, perché il dato drammatico che emerge, tranne l'eccezione spagnola e portoghese, è ancora che esiste la grande coalizione che ha retto Maastricht in poi, cui alla fine i socialisti, per quanto dichiarano di volerne uscire, alla fine ne rimangono prigionieri.
E alla testa di quest'idea della grande coalizione purtroppo c'è il Partito Democratico in Italia. Il Partito Democratico italiano con Renzi, Renzi con i liberali e con Macron. Perché appunto la mediazione che si sta costruendo all'Eurogruppo è la mediazione costruita da Macron per mantenere l'asso franco-tedesco, cioè intatto l'equilibrio dei poteri, e per cui si può fare qualcosina, qualche bond per dare il contentino, lo faranno 200-300 miliardi nel prossimo bilancio, cosa assolutamente insufficiente. Ma quello che non deve venire meno è la funzione dei trattati e del vincolo esterno come strumento, come ha giustamente detto il GUE in un documento pubblicato recentemente, per punire e disciplinare. Cioè punire e disciplinare i paesi che non hanno una politica di bilancio, non solo sana, ma che volessero fare politiche redistributive a favore del lavoro. Perché è questo che non si può fare in Europa, nell'Europa post-Maastricht. Non si possono fare politiche redistributive che intacchino il profitto e che diciamo, impediscano la concentrazione del capitale. A questo serve il vincolo esterno. Per cui i governi, vorrei ricordarlo quello che è successo dopo il 2008-2000, la crisi passata, i governi conservatori portoghesi e spagnoli, gli fu concesso di sforare il patto di stabilità, senza colpo ferire. A chi invece fu imposto il MES e furono imposte le condizioni draconiane di umiliazione pubblica, fu il governo greco. Perché quello rappresentava una possibile anomalia, perché diceva, guarda, vorrei fare politiche no, di redistribuzione sociale, che è questo che è impronunciabile diciamo, nell'Unione Europea, l'intervento pubblico in economia. Io penso che su questo la sinistra di classe debba costruire una piattaforma, io penso che debba anche, lo dico da un po' di tempo, superare il tabù. Cioè noi non possiamo, cioè siccome eravamo giustamente contro Maastricht, per cambiare i trattati e per fare una trattativa che sia efficace, il punto della rottura deve essere sul tavolo, non solo come bluff. Lo scriveva Wolf Munkau pochi giorni fa in un editoriale del Financial Times. Cioè, se tu non minacci di rompere l'Eurozona perché è costruita in un modo che ha ragione Marc Botega, non è il piano nazionale quello che va usato, ma è costruito in un modo che sfavorisce alcuni paesi e aumenta le asimmetrie e le disuguaglianze fra paesi e dentro i paesi. Se tu non dici che sei anche disposto, e se l'avessero detto Francia, Spagna, Italia, assieme alla Germania e all'Olanda, secondo me sarebbe cambiato il discorso, no, perché che sei disposto a rompere questo meccanismo, secondo me non usciremo da questa dinamica, da questa stolta di stagnazione perenne a cui saremo condannati se ci va bene, cioè, se ci va bene, o di drammatica recessione. Io credo che la sinistra diciamo, di classe, adesso al di là cioè, il Green New Deal, tutto quello no, ma che riponga il tema dell'intervento pubblico, quello che diceva Marco, cioè di quale società vogliamo, di riproporre domande profonde di senso, che cosa, perché produrre, a partire anche da una critica radicale della costruzione europea, sia un terreno unitario che si è dimostrato in queste ore può ricomporre diciamo, alcune delle fratture recenti, recuperando uno spirito unitario di cambiamento e come forza all'avanguardia della trasformazione. Diciamo. Grazie Fabio. La questione resta sul tavolo. Io penso che la costruzione soprattutto dei rapporti di forza che consentano poi di mettere diciamo in gioco la stessa Unione Europea rimane uno dei fattori, perché una volta che tu c'hai quel rapporto di forza cioè puoi giocare sia sulla rottura che sul cambiamento dei trattati. Quindi insomma, è un discorso da fare, continuare a fare anche tra di noi. E, però adesso ho la parola a Andrea Ventura e Andrea Del Monaco per chiudere diciamo, questo primo incontro, perché mi sembra interessante poter anche tra di noi continuare questo ragionamento. Purtroppo
anche perché la crisi che viviamo non finirà domani, insomma, quindi abbiamo tempo per rincontrarci e per costruire nuove iniziative. Andrea Ventura, se vuoi. Salve, grazie. Ci sono state dette talmente tante cose che non so bene da dove prenderla. Allora, anzitutto una cosa vorrei dire, mi ricollego un attimo a quello che ha detto Andrea Del Monaco alla fine del suo intervento. Tanto per farvi capire l'assurdità di questo fatto, di questi meccanismi, come sono stati pensati fino adesso. Noi abbiamo fatto, per partecipare al MES, al Meccanismo Europeo di Stabilità, abbiamo versato 14 miliardi. Questi 14 miliardi ovviamente sono parte, abbiamo dovuto fare un debito pubblico per finanziare e versare il capitale al MES. A quel punto noi andremo a chiedere 36 miliardi al MES che saranno debito pubblico. Quindi praticamente abbiamo 50 miliardi di debito pubblico. È una cosa folle, cioè da un lato uno pensa che si deve ridurre il debito pubblico e poi metti insieme dei meccanismi per cui dal debito fai altro debito e poi fai altro debito, con questa esplosione del debito pubblico che costruisci un castello di carte che alla fine poi ti ritorna addosso, perché poi, ripeto, il meccanismo per cui il debito può o non può essere sostenibile è legato alla crescita e se la crescita non c'è, quel debito rimane là e peserà sempre di più in futuro. Allora, come bisogna fare? Io, anzitutto, ovviamente no. Il no è una cosa, non si firma il MES, non ci si imbarca in questi meccanismi, tenendo conto che però al momento la Banca Centrale Europea in effetti sta facendo delle cose, per cui la Banca Centrale Europea ha superato, o meglio, messo da parte questo discorso della capital key, cioè del fatto che può intervenire comprando i titoli del debito pubblico dei vari paesi soltanto in funzione del capitale, e sta sostenendo il debito pubblico italiano. Quindi noi di fatto l'ombrello della Banca Centrale Europea già al momento ce l'abbiamo, perché se non ci fosse probabilmente saremmo già in una crisi finanziaria enorme, cioè il debito pubblico italiano sarebbe fuori controllo, lo spread salirebbe, quindi loro stanno già intervenendo. Probabilmente penso che stiano intervenendo perché aspettano di vedere se si riesce a trovare un accordo o un modo di andare avanti. Sono interventi provvisori, però al momento l'ombrello della Banca Centrale Europea sta cercando di contenere lo spread. E la soluzione, io continuo a pensare, che siano questi titoli a lunghissimo termine, come sono quelli della proposta spagnola, come sono quelli che sono circolati, tante proposte in questo senso, e quindi si tratta di, come dire, di insistere su quel terreno lì, perché è l'unica soluzione che va bene per noi, è l'unica soluzione di lungo periodo, perché io mi chiedo, ogni debito, la dimensione temporale del debito deve essere legata alla dimensione temporale del rientro del debito. Quindi se noi abbiamo una crisi epocale come quella che sta attraversando oggi l'Europa, fare dei debiti che tu devi rientrarci in 4, 5, 6 anni è una cosa che non sta in piedi. Praticamente quindi il fatto che ci sia una crisi di questa natura richiede un provvedimento di lungo termine, a lunghissimo termine, e quindi chiede dei titoli di 50, 100 anni, se non perpetui. Anche perché, a mio avviso, questa è uno di quei momenti in cui si potrebbe anche pensare di fare degli interventi di ampio respiro che investano, ad esempio, i problemi ecologici. La riconversione ecologica dell'economia è stato ricordato prima. Non può essere una cosa che viene rinviata al momento in cui, chissà, supereremo questa crisi. Va pensata ora, nella misura in cui questo momento sta rimettendo in discussione tutto quanto. Voi pensate che adesso abbiamo il petrolio che sta sotto zero, cioè è una cosa che quasi non ci si crede, cioè il prezzo del petrolio è sceso al di sotto dello zero, cioè te lo regalano. Cioè abbiamo le produzioni di autovetture che sono che al 95% precedente, cioè una crisi che sta travolgendo tutte le produzioni tradizionali. Il capitalismo basato su petrolio, su macchine e su tutta questa roba qua già era vecchio prima e sarà vecchio ancora a maggior ragione dopo. Quindi è un momento in cui i nostri sistemi economici andrebbero ripensati alla loro radice, appunto pensando a redditi di sostegno, a forme di sostegno del reddito di base e a un diverso modo di produrre e a un diverse compatibilità ambientali. L'altro punto che ci tengo a sottolineare è che questa crisi è una crisi nostra, però è anche una crisi delle classi dirigenti. È stato detto prima,
non c'è più la coalizione che ha guidato l'Europa da Maastricht in poi. Cioè c'erano i due partiti, diciamo un centrodestra e un centrodinistra, che sostanzialmente facevano le stesse politiche. Questi due partiti in questi ultimi 10 anni hanno visto sempre di più ridursi i loro spazi, e quindi anche dal loro punto di vista mi chiedo come pensano di andare avanti. Quando, se non intervengono in un modo diverso a sostegno dei popoli, come pensano di governare l'Italia? Come pensano di governare la Francia? Come pensano di affrontare una crisi di natura che, come è stato detto prima, le piccole imprese chiudono, la gente non ha più da mangiare? Ma poi a chi rivota a questa gente se non riescono veramente a intervenire nei confronti per salvare l'economia e salvare tutti quanti noi? E quindi in questa fase qui, più che Europa sì, Europa no, eccetera, io batterei molto porterei molto l'attenzione su un passaggio che deve essere un passaggio antropologico fondamentale. Cioè noi dobbiamo capire e dire e costruire delle alleanze dicendo che l'Europa si salva se i popoli dell'Europa, come dire, ritrovano il loro denominatore comune, che è quello che ci unisce in quanto popoli europei. Che cos'è? In fondo forse è il modello sociale europeo. Perché si dice modello sociale europeo? Perché è stato inventato in Europa. La tragedia delle politiche e della costruzione dell'Europa come è stata fatta fino ad oggi è che, piuttosto che basarsi su ciò che unisce i popoli, questa era una cosa che diceva Sen, è stata basata sul presupposto che il modello sociale europeo doveva essere disintegrato. Ma tu come fai a unire i popoli dei continenti togliendogli quello che li accomuna, per costruire un ordine di mercato che gli toglie i diritti, gli toglie le protezioni sociali? È una follia. Quindi noi dobbiamo partire dall'idea che va recuperato il modello sociale europeo, facendo un discorso, diciamo, anche molto più vasto. Cioè noi siamo di fronte, secondo me, a un passaggio di tipo antropologico, perché il modello capitalistico, il modello che abbiamo alle spalle, è un modello basato sulla competizione. La competizione fra industrie, la competizione fra paesi, la competizione fra aree forti e aree deboli. Ecco, noi dovremmo pensare a proporre un modello sociale che sostituisce alla competizione l'idea della cooperazione. In fondo la crisi sanitaria forse ci fa vedere anche questo, può rendere senso comune questo, che ci si salva se c'è un elemento cooperativo, che la società è forte, siamo tutti quanti protetti, siamo più, abbiamo la sanità, abbiamo l'ambiente, possiamo difendere tutta una serie di cose, se pensiamo che noi siamo esseri sociali uguali, che dobbiamo sviluppare forme di cooperazione. Perché un sistema basato sulla competizione, come è il sistema capitalistico, come è la competizione fra paesi forti e paesi deboli, come è la competizione fra settori industriali che si fanno le scarpe e si autodistruggono, porta a un regresso di civiltà. È un sistema che non può più funzionare, porterà a un regresso di civiltà. Rispetto a questo, penso che noi dobbiamo puntare su questa idea che è cooperazione. Cooperazione fra popoli e cooperazione anche fra le forze della sinistra. Io penso che dobbiamo sviluppare questo modello della cooperazione anche fra noi stessi, cercando di allargare il più possibile le alleanze per proporre una società che deve essere una società radicalmente diversa da quella che abbiamo visto fino al passato. Si diceva socialismo o barbarie. Io direi si fa un passaggio, un salto mentale verso un modello cooperativo, appunto, che recupera il meglio della tradizione europea, il meglio di noi stessi, il meglio della socialità, il centro della socialità, oppure veramente la vedo molto molto complicata. Però penso, la mia fiducia è che, come dire, forse questa crisi fa vedere a tanta gente quello che prima non vedevano, no? Noi abbiamo avuto decenni in cui lo slogan della Thatcher, non esiste la società, esistono solo i singoli individui. Oggi nessuno può proporre una cosa di questo genere. Come si fa rispetto a una crisi sanitaria andare a riproporre queste idee vecchie esistono solo i singoli individui? Ma chi ci crede più? Chi ci crede più che lo Stato è il problema e non la soluzione? Sono cose che abbiamo sempre contestato. Adesso è come se la realtà sta facendo vedere quanto sono distruttivi questi presupposti, questi stereotipi culturali. E quindi, diciamo, sono da un lato spaventato e dall'altro anche fiducioso che diciamo, se ci comportiamo bene, se giochiamo bene le nostre carte, e soprattutto se usiamo tutta la nostra intelligenza, possiamo proporre delle soluzioni che potrebbero anche diventare rapidamente egemoni. Non dico egemoni, ma potremmo giocare un ruolo che fino a questo momento è stato molto marginale, che non abbiamo avuto. Vi ringrazio. Grazie. Paola, per l'ultima domanda, se vuole, oppure... Sì, io chiederei a Andrea Del Monaco se
vuole fare un suo intervento, un secondo intervento, e poi magari concludo velocemente. Allora, spero che si senta. Si sente? Sì, sì, sei online. Mi raccomando i tempi perché siamo abbastanza. Allora, a me fa piacere tanto rivedere Fabio Amato, che non vedo da secoli, che saluto. Parto proprio dalla sua, diciamo, osservazione. Citava il Financial Times nell'articolo di Munchausen, e cioè poi messa in connessione, diciamo, poi la situazione greca del 2015. Fabio cosa ci ha detto? Bisogna mettere sul piatto anche un'eventuale rottura, che era la stessa cosa che diceva Munchausen nell'articolo, per ottenere un risultato dati questi rapporti di forza, perché gli attuali rapporti di forza sono assolutamente schiacciati pro-Nord, pro-capitale finanziario e pro-mercato. Ed allora, qui bisogna essere anche molto chiari, perché c'è qualcosa che aleggia, mi pare che fosse anche nella domanda che prima Morea ha riportato, credo, di Roberto Giordano della CGIL Lazio, cioè come si stampa moneta il piano B. Allora, il problema è il seguente. Se eventuali proposte, che comunque per ora non ci sono, tranne quella spagnola, per ora supportata dal governo italiano, dovessero essere rifiutate e la situazione precipita, cosa si fa? Perché il problema della rottura eventuale dell'euro potrebbe anche essere un evento che non controlliamo. Prima di arrivare a questo, su cui concluderò, però farò una serie di osservazioni flash su quello che ci aspetta. Allora, se il governo sta per varare un DEF nel quale il rapporto debito pubblico PIL pare che salirà al 150%, se il deficit arriva all'8%, se tante aziende, soprattutto le piccole e medie, Monica di Sisto prima c'è riandata sopra, non riapriranno, avremo tanti nuovi disoccupati, e oppure non solo, diciamo, disoccupati tradizionali lavoratori dipendenti che hanno perso il posto di lavoro, ma ex professionisti disoccupati e ex piccoli e medi imprenditori che non hanno più una fonte di reddito. Cosa accadrà? Il problema è che in questa fase la risposta, come è accaduto negli anni 30, rischia di venire dalle forze neofasciste, cioè che anche se in modo contraddittorio, anche se in modo a volte truffaldino, Salvini e la Meloni tra qualche mese avranno un consenso forte. E allora ciò che rimane a sinistra del PD, se chiaramente non da un lato si organizza in termini di lotta di classe e contemporaneamente non ha anche però delle proposte tecniche adeguate, finisce assolutamente male. Allora, a questo punto io cito, visto che Munchausen, ci fu un dibattito alla Camera dal titolo di Italian Public Debt in the Eurozone, allora organizzato da Minenna e Bagnai per i 5 Stelle, ma dove c'era Munchausen stesso, tanti professori universitari, anche della cosiddetta, diciamo, Germania neoliberista, che parteciparono, americani, inglesi, polacchi. Io a Munchausen feci questa domanda, era il 2017, prima delle elezioni che poi hanno visto ritrionfare la Merkel, ma se l'Italia fa una proposta di riforma keynesiana dei trattati, voi tedeschi che fate? E Munchausen potenzialmente rispose, nelle registrazioni su Radio Radicale, ma noi tedeschi siamo, diciamo, abbiamo una classe dirigente seria, se l'Italia fa una proposta seria sicuramente la analizzeremo, il problema è che voi non avete fatto mai nessuna proposta di riforma keynesiana dei trattati. Anche io, prendendo la palla al balzo, disse: scusi, allora, visto che l'avanzo delle partite correnti della Germania è al più 8%, viola diciamo il limite del 6% sull'avanzo delle partite correnti che sta nella procedura sugli squilibri macroeconomici. Se noi proponessimo per i paesi del sud di fare, questa è una proposta di Giannola della Svimez, deficit per tutto ciò per cui voi eccedete, cioè la Germania ha un avanzo sulle partite correnti all'8, viola il 6 del 2, noi possiamo fare un 2% di investimenti fuori dal patto di stabilità. Bene. Munchausen rispose, contraddicendo quello che aveva detto 20 minuti prima, chiunque vinca, Merkel o i socialdemocratici in Germania, non accetterà mai un cambio dei parametri che sono sottostanti il two-pack, il six-pack, il fiscal compact, i trattati europei vigenti.
E da allora il problema, diciamo, eventuale della rottura si pone non tanto e non solo da affrontare da parte della classe dirigente italiana proattiva, ma il problema qual è? Che c'è un pezzo di classe dirigente tedesca che vuole una rottura dell'euro sulla base di forza da parte di quelli del Nord Europa. Non è una mia, diciamo, citazione, ma la Frankfurter Allgemeine Zeitung nel marzo 2018 organizzò un convegno dove parteciparono Sinn e Fuest, che sicuramente Andrea Ventura conosce, alcuni tra i consiglieri economici più vicini alla Merkel del Consiglio Germanico dell'Economia. Il titolo del convegno era Is the Euro Sustainable and if not what? Ma perché? Perché, e adesso non entro nelle tecnicalità, la Bundesbank ha circa 900 miliardi di credito verso la BCE, mentre invece l'Italia ha quasi 500 miliardi di debito e la Spagna ha quasi 400 miliardi di debito. Questo grazie alle operazioni di salvataggio dell'euro fatte da Draghi e da Trichet prima. E quindi i tedeschi sono preoccupati dal fatto che, nel caso in cui ci sia una rottura, noi non ripaghiamo questo debito. Ed allora, visto che purtroppo i nostri amici tedeschi, essendo molto più meticolosi e rigorosi di noi, il piano B ce l'hanno, si pone, come diceva Fabio prima, il problema che se noi vogliamo ottenere un risultato di cambiamento strutturale dell'Unione Europea in senso keynesiano, purtroppo questa minaccia va messa sul piatto. Ben sapendo, io non sono uno di quelli che pensa alla rottura dell'euro comunque, perché chiaramente se la rottura dell'euro la fa Salvini e ci fa la flat tax, meglio rimanere dentro l'euro. Ma il problema è che noi potremmo trovarci nella situazione nella quale ci sbattono fuori gli altri da una posizione di forza per loro e di debolezza per noi. Ed allora, poche cose semplici. Chiaramente battere sul tasso degli eurobond, la proposta spagnola sicuramente è un'ottima spunta. Seconda cosa, la Cassa Depositi e Prestiti italiana non è purtroppo il suo omologo tedesco, cioè la KfW, che Andrea immagino conoscerà bene, e che tra l'altro può fare debito per investimenti fuori dal patto di stabilità. Allora cambiamo lo statuto della Cassa Depositi e Prestiti e facciamolo copiato uguale a quello della KfW. Secondo elemento, la Finance Agentur, che è una diciamo un'agenzia del governo tedesco, di fatto cosa fa? Stampa moneta, perché emette titoli di Stato tedeschi fuori dal controllo della BCE, non entro adesso nelle tecnicalità, sul mercato secondario. In questo modo, rispondendo alla domanda di Roberto Giordano, in realtà di fatto la Germania ha due cose: un debito non controllato da Bruxelles e stampa moneta in modo non controllato dalla BCE. Quindi paradossalmente i nostri amici tedeschi su questo sono portati avanti. La cosa paradossale qual è però? Che di queste cose, per esempio, parla uno come Giulio Tremonti sul Sole 24 Ore. Il problema è che il dibattito tecnico sulle soluzioni operative dovrebbe essere la priorità di una nuova forza di sinistra, a sinistra del Partito Democratico, qualora si crei, e lasciare le tecnicalità a o la destra che vuole uscire dall'euro o la destra neoliberista significa candidarsi al suicidio, perché poi gli imprenditori che non ricevono i prestiti adesso sopra i 25.000 euro di cui parlava l'Albi sicuramente non voteranno noi, purtroppo, non saranno tutti per forza dei nemici di classe. Chiudo quindi su questo con una cosa. Il problema è che o si fa, diciamo, un grosso think tank che abbia energie diverse a livello europeo su questo, o altrimenti non andremo da nessuna parte. Io, grazie a Roberto Morea, partecipai nell'autunno del 2018 a un seminario a Lisbona della sinistra europea, e là ci trovammo insieme a Garzon di Podemos, Unidos Podemos, se non ricordo male, un compagno, un giurista tedesco di cui adesso non ricordo il nome, che fondamentalmente concordavano sulla necessità, erano 7-8 mesi prima delle elezioni, di pensare a una proposta di riforma keynesiana dell'Europa. Bene. In questa situazione io penso veramente che ci sia il se non ora quando. Vediamo, chiudendo sull'oggetto, diciamo, di questo
bellissimo filo diretto, è uscita, non so se l'avete vista adesso su Huffington Post, Angela Mauro, riporta che la proposta da parte della Commissione Europea, quindi della von der Leyen, parla di prestiti e contributi a fondo perduto erogati a condizione che gli Stati membri facciano riforme e investimenti per la crescita. Ricorda qualcosa? Purtroppo ricorda le riforme strutturali, che significa tagliare e privatizzare ulteriormente la sanità, tagliare e privatizzare ulteriormente il sistema pensionistico. Ecco, in questa situazione, diciamo, se non abbiamo uno scatto, diciamo, di reni, io dubito che la situazione sarà positiva e che purtroppo, dopo le politiche deflattive tra il 30 e il 32 del cancelliere Brüning, a causa dei tanti disoccupati, arriva Hitler, mutatis mutandis, perché la storia, come diceva qualcuno, noi conosciamo meglio Carlo Marx, 18 gennaio, Luigi Bonaparte, che citava a sua volta Hegel, purtroppo la storia si ripete in farsa. Grazie Andrea. Dunque, vabbè, mi sembra che la discussione sia stata molto interessante e che ci sono stati un sacco di contributi che stavano sul pezzo, diciamo, del controvertice, come abbiamo denominato questo incontro, ma che andavano anche molto oltre. Io voglio ringraziare per esempio Andrea Ventura, che ha citato la questione del reddito di base, che è anche questa una delle cose su cui Transform comunque si è impegnato, perché mai come in questo momento si rende evidente la necessità di un reddito, perché siamo in presenza di 16 diversi regimi di ammortizzatori sociali da cui resta fuori una gran parte della popolazione, la più povera. E questo fa parte di quel modello sociale che veniva richiamato l'Unione Europea promuove un reddito, almeno un reddito minimo garantito, se non un reddito universale di base. C'è una domanda che ci è stata fatta, a cui naturalmente non rispondiamo adesso, ma soprattutto perché non sappiamo rispondere. È vero che tutto quello di cui abbiamo parlato, che sta sul tavolo del Consiglio, riguarda molto l'immissione di liquidità nel sistema. Il problema però non è soltanto la liquidità, il problema è far ripartire l'economia e quindi come lavorare su questo. È stato detto alcuni, diciamo, player del capitalismo si sono già riorganizzati, si stanno benissimo riorganizzando. Medie e piccole imprese, diciamo, se vogliamo dire più tradizionali, possono invece essere molto perdenti nella situazione. Avrei voluto parlare anche d'altro, ma non c'è tempo. Molto in sintesi, diciamo, le cose un po' che diceva anche Rosa prima, cioè come usciremo da questa cosa? Ne usciremo? Lockdown, contenimento, distanziamento sociale, questa cosa cambierà, ritorneremo a una vita sociale come la prima o questa cosa deve rimanere relegata ai nostri ricordi e quindi dovremo delegare, diciamo, questa cosa a chi se ne occupa per il nostro bene. Il sistema si sta riorganizzando, adesso dico una cosa molto di attualità, che è un po' fuori tema, ma forse non tanto, e cioè la proprietà di Repubblica ha comunicato che Carlo Verdelli non è più il direttore di Repubblica. Attualmente la redazione si trova in assemblea e successivamente è stato comunicato che il nuovo direttore di Repubblica è Maurizio Molinari. Questa cosa, diciamo, fa un po' parte di tutta la questione della libertà di stampa, democrazia, eccetera, diciamo, di cui un po' abbiamo parlato anche noi. Allora, per parte mia,
ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, sperando di poter continuare la discussione, anche altre discussioni su questo tema, su altri temi di interesse. Se, non so se Roberto Morea vuole fare un saluto finale. Assolutamente no, hai fatto benissimo tu. Ci diamo appuntamento ai prossimi futuri incontri che pianifichiamo da qui a breve. Grazie a tutti ancora di aver partecipato. Grazie. A tutti, grazie. Ciao. Grazie.